Fu attivato l'ispettorato del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti in merito alla vicenda, a dirlo il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Ancora bufera sulla richiesta di un bonus da parte dei dipendenti regionali per sbloccare le richieste di cassa integrazione. Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita, ha scritto il ministro su Facebook, apprendere della richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei dipendenti della Regione Siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga. Soltanto nell'isola circa 130.000 persone attendono l'erogazione di una così importante misura messa in campo dal governo. La pubblica amministrazione in queste settimane, come ho più volte detto, deve essere motore della ripartenza del paese e non può permettersi, avverte il ministro, di avanzare con il freno a mano tirato. E ancora comunque mistero sull'accordo tra regione e alcuni sindacati che assegnerebbe 10 euro. Ridotti a 8 nel giro di qualche settimana, 140 dipendenti dell'assessorato al lavoro per incentivarli ad evadere più pratiche possibili con lo scopo di velocizzare la trasmissione all'INPS dei decreti per la cassa integrazione in deroga attesa da 37.000 aziende per 130.000 lavoratori in Sicilia, con lo scopo di coinvolgerne altri 100 per ora in smart working. Al momento esiste un foglietto sottoscritto ieri nel corso di una riunione al Dipartimento Lavoro che l'ANSA ha recuperato. C'è scritto a penna che si tratta di un'ipotesi di accordo. In calce ci sono le firme dei segretari dei sindacati SIAD, CISL Funzione Pubblica, SADIRS Funzione Pubblica CGIL e UIL Funzione Pubblica. Non ci sono quelle di UGL, COBAS, CODIR che non hanno partecipato all'incontro perché avevano chiesto un rinvio per approfondire il tema.